La regina degli scacchi, una delle serie di maggior successo degli ultimi mesi. E così mi sono chiesto, perché è piaciuta così tanto? Ecco i tre motivi che non ti facevano staccare dallo schermo. E se non ti è piaciuta, scrivimi nei commenti il perché. In partenza, praticamente non aveva niente per essere un successo, perché se ti avessero detto guarda una serie sugli scacchi, ti saresti messo a ridere. In effetti, probabilmente hai pensato agli scacchi come un gioco noioso ed anche difficile. Eppure, nonostante questo, è stata una serie di successo che ha triplicato la vendita delle scacchiere. Primo motivo. Lei è in una situazione difficile e cosa fa? Si rifugia negli scacchi. Anche nelle situazioni difficili possiamo trovare un modo per sentirci meglio, che è un po' quello che facciamo quando siamo chiusi in casa per questo lockdown. Secondo motivo. Il riscatto, la storia dello sfavorito che ce la fa, è sempre appassionante. Ed in effetti ci fa stare attenti per capire quale sia il passaggio per potercela fare. Terzo motivo. Scavalca i pregiudizi. E la protagonista fa di tutto per riuscirci. Non dà peso a queste cose e fa di tutto per raggiungere il suo obiettivo. Motivo bonus. Forse questa serie è capitata nel momento perfetto. Il riuscire a fare qualcosa quando tutto rema contro. Ed è un po' la situazione in cui ci troviamo adesso, chiusi in casa. Per oggi è finito, ci vediamo domani.